Per la prossima ricetta, un primo piatto farcito, la ricotta di pecora col fiorito, gruppo Grifo, 100% latte di pecora italiano, un prodotto straordinario, buonissimo. Faremo un raviolo, quindi mettiamo la vera norcina alla rovescio. Iniziamo questa ricetta preparando quindi la pasta, la sfoglia all'uovo, le origini emiliane per antonomasia, 210 g di farina e 2 uova. Pastiamo in maniera tradizionale, delicatamente, incorporando delicatamente la farina. L'impasto è quasi pronto, vedete? Quando l'impasto diventa bello liscio, è il momento di farlo riposare all'interno della pellicola o di un sacchetto da frigorifero per almeno mezz'ora in frigorifero. Cominciamo quindi a preparare la nostra linea. Prendiamo i tartufi e li grattugiamo. Prendiamo un foglio di carta forno, ci appoggiamo con la grattugia, in questo modo. Questo è il tartufo. Mettiamo in casseruola il tartufo e creiamo la cosiddetta cremetta, la salsa di tartufo. Prepariamo in questo modo la nostra cremetta: filetto di acciughe, un po' di olio, l'aglio e il tartufo. Aggiungiamo un po' di brodo vegetale appena appena. Aggiustiamo di sale, direi che è perfetta. Prepariamo la salsiccia che andrà all'interno del raviolo insieme al tartufo. Ecco, ritorniamo alla nostra crema di tartufo pronta, la nostra salsiccia. La nostra farcitura è pronta. La ritiriamo all'interno di una sacca da pasticcere, di un sacco a poche su Gegetta, pronto, una volta raffreddata, per farcire i nostri ravioletti. Abbiamo terminato di stendere la nostra sfoglia. Siamo pronti per fare i ravioli. Mettiamo i nostri ravioletti alternati uno dopo l'altro. Chiudiamo in un senso, così, i nostri ravioli. 1, 2, 3, 4 e 5. Intanto che li tagliamo, già si chiudono. Prepariamo adesso la crema di ricotta di col fiorito della Grifo Latte. Cuciniamo i ravioli nell'acqua, meglio nel brodo. Abbiamo sempre un brodo pronto di pollo e li scoliamo ripassandolo in padella nella tartufo e nella salsiccia rimasta dalla farcitura. Guardate la crema di ricotta al pepe nero, cremosa, montata, 2 cucchiai a testa nel fondo del piatto, un po' di salsa di salsiccia tartufata attorno, una presa di pepe finale. Ravioletti alla norcina, ricotta di pecora col fiorito Grifo Latte, le uova fresche biologiche e la farina, il tartufo nero, lo scorzone, un filetto di acciughe, l'aglio, le salsicce, la cipolla, un po' di burro, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe e un goccio di vino bianco. Per finire, la straordinaria ricotta di pecora col fiorito Gruppo Grifo. È veramente buonissima.